come facciamo a far capire all'Europa che appunto tutto questo carico non è sopportabile da un singolo paese, in questo caso dall'Italia? Ma anche se la ridistribuzione fosse funzionata, sono numeri irrisori rispetto alle persone comunque che sono arrivate, perché spesso quando si sentono i dati si parla solamente di quelli che sono rimasti all'interno del sistema. Noi abbiamo anche tutti quelli che sono fuggiti dal sistema, che non sono andati nei paesi del nord, perché abbiamo visto insomma in questi anni treni tornare da altri paesi confinanti con il nostro, ma sono finiti nelle mani della criminalità organizzata, perché uno dei grandi problemi è anche questo. Io lo vedo nella mia città, ma penso si veda in qualunque grande città, comunque chiedere l'elemosina in giro a queste persone, oppure finire nella rete dello spaccio. Io ricordo sempre nella mia città, proprio li hanno trovati, hanno, non so se chi ci ascolta lo sanno, i braccialetti quando arrivano ai centri smistamento. Noi abbiamo un centro smistamento, un hub a Bologna, per cui vuol dire che c'è una rete di criminalità che li prende immediatamente appena arrivati, perché in questo sistema di prima accoglienza, definiamolo così, rimangono circa 2 settimane. Il problema però è che dietro a tutto questo c'è qualcuno che ci mangia. Finché noi non andiamo a colpire, e quello che io mi domando e domando sempre è perché il governo non intervenga su quei prefetti che permettono situazioni come Cona o altre situazioni che abbiamo visto in Italia, e continuano a far vincere alle stesse cooperative, le cooperative poi che escono negli scandali, tutti i bandi, cooperative che tengono queste persone magari in strutture enormi, che mangiano un mare di soldi, perché più o meno ci viene a costare in quello che è l'accoglienza, i CAS, che è subito dopo il centro smistamento, 45 euro al giorno ognuna di queste persone. Sono 2,5 sono il pocket, quindi i soldi quelli che gli diamo direttamente, finiscono in tutta la gestione, per cui da vestire, dare da mangiare, però, nella struttura. Fin quando non si va a agire lì, però diventa un problema, continueranno ad arrivare persone, gli altri stati non le vogliono prendere, perché noi riconosciamo degli status che per gli altri stati europei non esistono, per gli altri sono clandestini, per cui non li accetteranno mai, quello che noi definiamo migrante economico, che poi ci sarebbe da discutere il fatto che noi non rimpatriamo e prendiamo anche le persone dal Marocco. Il Marocco ha un'economia che va meglio della nostra, e noi non riusciamo a rimpatriare le persone che qua delinquono del Marocco, quando col Marocco abbiamo degli accordi, c'è un interesse maggiore.